E allora eccoci tornati. Noi abbiamo questa mattina l'onore e il piacere di avere in collegamento a distanza Monsignor Mario Paciello, vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Io chiederei alla regia, ecco, di poterci collegare. Buongiorno, Eccellenza. Buongiorno, buongiorno a voi e tanti auguri per la grande festa di San Pio oggi. Grazie. Grazie di cuore, Sono a disposizione. una festa qui molto sentita, in realtà un po' in tutto il mondo. Allora io inizierei subito ad entrare nel vivo di questa intervista, perché le chiederei subito il ruolo della preghiera. Padre Pio diceva questa frase: nei libri cerchiamo Dio, nella preghiera lo troviamo. Ecco, la preghiera è stata sempre il tratto distintivo di Padre Pio, che ha affidato tutto a Dio e che ci invita a raccoglierci sotto la croce. Per cui, come la preghiera, le chiedo, può aiutarci nel percorso di cristiani, ma anche nella vita interiore di ogni giorno? La preghiera non soltanto può aiutarci, ma la preghiera è indispensabile per poter vivere una vita degna e per poter aiutare il mondo a migliorare. Il mondo realmente oggi è in apnea. Tanti cristiani vivono perennemente in apnea perché non pregano mai. Di questo era consapevole San Pio, tanto che ha dato vita ai gruppi di preghiera. Tanti cristiani ritengono che la preghiera è un sovrappiù o addirittura un'imposizione, ma come non è un obbligo, ma una necessità respirare per essere vivi, così è indispensabile pregare per vivere secondo il Vangelo. Come gli occhi hanno bisogno di vedere la bellezza, così il cuore ha bisogno di contemplare Dio. La preghiera è la fede che respira. Se preghiamo è segno che la nostra fede è viva. Gesù ci ha detto che dobbiamo pregare incessantemente, cioè dobbiamo pregare anche quando non stiamo in preghiera. La nostra vita, le nostre fatiche, le nostre responsabilità, i nostri compiti, la nostra condizione sociale di vita, tutto deve essere preghiera. Tutto deve lodare Dio, la nostra vita deve essere preghiera. Ma Gesù ci ha detto anche che la nostra preghiera deve essere vera. E la preghiera è vera se non è un ammasso di parole senza senso. La preghiera è vera se nasce dal cuore. La preghiera è vera se corrisponde alla nostra vita. Non possiamo dire rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori se noi non perdoniamo. Non possiamo dire sia fatta la tua volontà quando noi non, se viviamo in peccato e non vogliamo osservare i comandamenti. Se il mondo oggi va come va, è perché è allontanato da Dio, perché non prega. Torniamo alla preghiera personale, alla preghiera in famiglia, torniamo all'Eucaristia domenicale e crolleranno i delitti, le guerre, le droghe, le separazioni, le convivenze, il peccato. Eccellenza, preghiera e carità sono due dei pilastri della vita di San Pio da Pietrelcina. Lei ci ha appena parlato di uno, la preghiera. Io voglio essere solo un povero frate che prega, diceva Padre Pio di se stesso. Però abbiamo anche il braccio della carità che è esplicato, potremmo dire, in maniera forte e potente qui a San Giovanni Rotondo, nella casa sollievo della sofferenza, che è la pupilla degli occhi di Padre Pio, come egli la definiva. E allora, come può essere la carità d'aiuto anche nella vita spirituale di ciascuno, nella vita di tutti i giorni, sull'esempio di Padre Pio? Sì, la carità della Chiesa, quindi la carità dei cristiani, non è una sostituzione alle istituzioni civili o all'assistenza sociale. La carità dei cristiani deve essere testimonianza di amore integrale all'uomo, alla persona. E questo lo possiamo imparare da Padre Pio. San Pio era attento a tutto l'uomo, innanzitutto all'anima dell'uomo e poi alle sofferenze fisiche.
I segni di questo amore integrale, totale alla persona sono il confessionale, i cammini di santità suscitati intorno a sé da San Pio, quanti si sono incamminati verso la santità guidati dalla testimonianza e dall'insegnamento di San Pio. E poi la casa sollievo della sofferenza. Tutta l'attenzione che oggi nella Chiesa c'è verso immigrati, poveri, ultimi, deve scaturire da un rapporto di autentica comunione con Cristo. La carità verso il prossimo deve scaturire dall'amore a Cristo e devono scaturire i gesti di carità da un impegno serio di vivere la virtù teologale della carità verso Dio e verso il prossimo. I gesti di carità non devono soltanto saziare, accogliere, vestire, guarire, devono testimoniare Cristo, devono annunziare Cristo, devono salvare non soltanto il corpo ma anche l'anima, annunziando e testimoniando Cristo. Ma questo è capace di farlo chi vive la carità teologale verso Dio e verso gli altri. A me piace un proverbio africano che dice: fai come la palma, le tirano i sassi e dona i datteri. Ecco il cristiano, uno che in ogni circostanza ama sempre. Bellissima questa immagine, bellissimo questo proverbio. E di amore si parla anche quando Padre Pio vive la sofferenza di Cristo, perché lo abbiamo ripetuto più volte proprio in questo percorso di novena. La sofferenza non può e non deve avere l'ultima parola sulla vita. E la sofferenza può, come diceva Padre Pio, diventare anche cara in qualche maniera, se vissuta nella luce di Cristo, se vista come dono di Cristo. E allora, come si possono rendere, le sofferenze, il dolore, le tribolazioni uno strumento di salvezza? L'esempio ce l'ha dato Gesù per salvarci, è salito sulla croce. Non c'è altra strada. Papa Francesco, ai gruppi di preghiera nel 2016, ha detto: Padre Pio ha vissuto il grande mistero del dolore offerto con amore. Il dolore era la banca con cui Padre Pio comprava anime per portarle a Cristo. Padre Pio diceva: le anime non vengono date in dono, le anime si comprano. Purtroppo oggi la sofferenza non è capita, è rifiutata, non è accettata. Anzi, tanti, anche cristiani, ritengono che una vita segnata dalla croce non è degna di essere vissuta e c'è addirittura il rifiuto della vita. E noi, quando siamo nella prova, facilmente la prima domanda che ci poniamo è: che male ho fatto? Come se la sofferenza fosse il castigo di Dio che si vendica per i nostri peccati. Dobbiamo cambiare mentalità. Ogni esperienza di dolore è grazia. Ogni esperienza di dolore è grazia perché ci fa crescere nella fede, ci fa crescere nella speranza, ci fa crescere nella carità, ci purifica, ci santifica e salva le anime. La sofferenza possiamo paragonarla alla bufera che irrobustisce la quercia. Più sono frequenti e violente le bufere, più la quercia è forte e robusta. Certo, non è bello soffrire, ma è divino saper soffrire ed è una grazia avere sofferto. Ecco, Ogni prova, è occasione per partecipare più da vicino alla croce di Cristo. Una giornalista afghana nel febbraio del 2022, durante le rivoluzioni ultime, che corre ogni giorno il rischio di essere uccisa proprio perché è semplicemente giornalista, non so a un anno di distanza che cosa ne è di questa donna, disse nell'intervista: eroismo
è quello che ci piace perché è il volto della normalità. Eroismo è quello che ci piace perché è il volto della normalità. Se alla parola eroismo sostituiamo la croce è quello che ci piace perché è il volto della normalità. Eccellenza, io le pongo l'ultima domanda perché purtroppo i tempi televisivi ci costringono in minuti limitati. E allora mi ricollego proprio a questo concetto di eroismo. Eroismo è croce, ma eroismo è anche un po' cercare di essere dei buoni cristiani ogni giorno e cercare di essere un po' santi o almeno avvicinarsi a quell'idea di santità che spesso viene considerato un ideale irraggiungibile. Eppure la santità è alla portata di tutti. Allora ci lasciamo proprio con questa domanda. Dove inizia la strada verso la santità? Come ogni cristiano può essere santo tutti i giorni? San Carlo de Foucault diceva: non c'è nessun momento della nostra vita in cui non possiamo prendere una strada nuova. Non c'è nessun momento nella nostra vita in cui non possiamo prendere una strada nuova. E Sant'Alfonso ripeteva che tanti non diventano santi semplicemente perché non si decidono mai a mettersi in cammino, non si decidono mai a voler veramente diventare santi. Tutti siamo chiamati ad essere santi. La santità di San Pio, di San Francesco, di Sant'Antonio, di Santa Rita non devono farci sentire esclusi dall'essere santi. I grandi santi non significa che la santità che è il privilegio soltanto di alcuni. Il traguardo della vita di ogni cristiano è essere santo. Non semplicemente prendersi un diploma, sposarsi, fare una professione, un mestiere, non è solo questo il traguardo della vita. Il traguardo della vita è essere santi, cioè vivere una vita in cui si fa tutto bene semplicemente mettendo in pratica il Vangelo. Gesù: siate perfetti come il Padre vostro celeste, voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Non l'ha detta alle sole di clausura di San Giovanni Rotondo, l'ha Certo. detta alle folle, a tutti quanti, cioè a ognuno di noi. Tutti siamo chiamati ad essere santi, anche se non ci pensiamo e forse non ci crediamo. I santi non sono quelli che non sbagliano mai, i santi non sono quelli che non vengono mai tentati. La storia dei santi ce ne dà prove infinite di quello che sto dicendo. Qualunque sia la nostra età, qualunque sia la nostra condizione sociale, qualunque sia la tappa di vita che stiamo del cammino che stiamo percorrendo, tutti, se ci affidiamo a una guida e ascoltiamo i suoi insegnamenti e mettiamo in pratica i mezzi che ci vengono suggeriti, preghiera, parola di Dio, sacramenti, carità, per crescere nella santità, tutti possiamo diventare i migliori cittadini del mondo. E allora, Eccellenza, noi abbiamo davvero tanto lavoro da fare, a partire da esempi straordinari, quali quelli che ha citato lei e qual è quello che la Chiesa oggi ci propone, come riferimento, San Pio da Pietrelcina. Io la ringrazio di cuore per essere stato con noi. Purtroppo il tempo corre, dobbiamo andare in pubblicità. Speriamo di risentirci molto presto per continuare a parlare della straordinaria santità di Padre Pio. Grazie, Eccellenza, grazie di Grazie, grazie cuore. di cuore. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Grazie, Grazie. grazie. Ringraziamo Monsignor Mario Pacelo. Noi ora ci Fermiamo. fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme.